25 e 26 aprile a Ginosa torna l'appuntamento con la festa di primavera dedicata a Santa Maria d'Attoli e a San Giuseppe. Una festa molto sentita dalla popolazione locale e non solo per gli aspetti devozionali. Dopo i festeggiamenti religiosi iniziati venerdì con l'uscita dei quadri, i riflettori sono stati accesi sui vari appuntamenti in calendario con spettacoli ed il mercatino dell'artigianato. Apprezzamenti sono stati espressi dalla cittadinanza per le maestose luminarie installate per il centro cittadino. Un bilancio quindi sicuramente positivo per l'edizione 2015 delle feste di primavera a Ginosa, ma entriamo nel merito della tradizione con le parole degli addetti ai lavori. Il bilancio dei primi due giorni sono intanto molto soddisfacenti. Siamo partiti ieri sera con molta paura a causa della pioggia. Poi grazie a Dio ce l'abbiamo fatta perché ha smesso di piovere e abbiamo fatto la prima serata salendo i quadri sulla cassa armonica. Stasera, come avete visto, con molta folla c'è stata la cavalcata con 68 partecipanti, sia le due associazioni di Ginosa, gli amici del Guiscardo e l'associazione Madonna d'Attoli, nonché gente che è venuta da fuori, Matera, Montescaglioso, che ci hanno onorato anche della loro presenza. Quest'anno abbiamo voluto apportare un po' di modifiche anche rispetto all'anno scorso per quanto concerne le luminarie, creando un pochettino di spettacolo, insomma, e portando qualche novità che a Ginosa non si era mai fatta. L'altra novità di quest'anno sono state le famose bancarelle sul corso, che abbiamo voluto premiare un attimino l'artigianato ginosino. E questo continuerà ancora domani. Domani mattina ci sarà la Santa Messa alle 10, partiremo alle 11 con la processione, con l'arrivo dei concerti bandistici di Brasigliano e Montescaglioso, e concluderemo chiaramente lunedì. Speriamo che domani abbiamo tanto successo quanto oggi e speriamo che tutto vada bene. Giuseppe Ricciardi, uno dei tanti fedeli che da decenni partecipa attivamente agli eventi primaverili. Questa festa parte dalla processione, parte dalla Madonna dei Campi, è la benedizione che la Vergine dà praticamente a tutti gli agricoltori. La Vergine è la Madre di Cristo, San Giuseppe è il padre proprio, per cui chiaramente qui la devozione è forte nei confronti della madre e del padre reputativo di Nostro Signore. La gente partecipa molto con senso religioso, con forte senso religioso, anche perché ricordiamo che le nostre feste praticamente entrano nella pietà popolare, che è una base per la gente. Queste luminarie vanno bene per questa anche perché chiaramente sappiamo che questa non è la festa patronale, per cui è una bella cosa che hanno fatto, che hanno organizzato, per cui diciamo che sta bene così, insomma, ecco. Ci hanno messo tutto il loro lavoro. Io da piccolo praticamente ho sempre partecipato sia come comitato e robe varie, per cui so che lavoro c'è dietro. Quando arriva la festa pensano soltanto a fare la festa, ci si dimentica pure di andare a mangiare, ecco, in poche parole. Per cui io so che cosa vuol dire, che il lavoro c'è dietro da parte loro, per cui grazie a Dio le cose vanno bene, loro sono alla fine, sono contenti praticamente, per cui per tutto quello che hanno organizzato. Chi sta dentro la festa la organizza ma non se la gode praticamente, però si arriva al giorno dopo praticamente stanco, morto, quando senti la gente che è andato tutto bene, dice sono contento. Per cui questo è un lavoro grosso che c'è dietro, per cui bisogna dare atto a questo che mettono loro a disposizione il tempo per far sì, per tutto per mantenere una tradizione che è fondamentale per noi. Oggi la società ci dice soltanto il lavoro eccetera, non c'è più niente, i valori sono azzerati. Mantenendo queste tradizioni praticamente è veramente, bisogna dare atto a chi veramente ci lavora dietro, perché veramente ci tiene con tutto il cuore, ma lo fa soltanto per San Giuseppe e la Madonna, per loro, come si chiama eccetera.
se no, non è una festa di compleanno, ma è un qualcosa di fondamentale. Manteniamo queste cose perché sono la base. Se manca la base, va tutto all'aria per scappare.